i preparativi per l'ottava edizione della breccia alla fiorata ad Acquaviva Platani, il servizio di Rino Pitanza. L'ottava edizione della Breccia al Fiorata comincia a prendere piede, Sindaco. Sì, siamo all'ottava edizione, appunto, la Breccia al Fiorata del Corpus Domini che noi organizziamo dal 2014 è giunta all'ottava edizione, ci siamo fermati solo nel periodo Covid, l'abbiamo ripreso lo scorso anno, quest'anno è molto, molto più articolata, l'evento è particolarmente partecipato da parte della nostra comunità e si articolerà nei giorni che vanno da giorno 1 a giorno 4. L'inaugurazione sarà appunto giorno 1. L'evento è curato in maniera magistrale dall'assessore Tagliarini che è qui accanto a me. Ovviamente ci saranno degli eventi collaterali all'esposizione appunto dei pannelli. Dicevo che ringrazio le scuole, ci sarà un concorso con dei disegni dei pannelli che stanno realizzando le scuole, un concorso a premi e dei ragazzi che canteranno appunto la canzone della Breccia Fiorata, saranno una 80ina di ragazzi che parteciperanno. Insomma, un evento da vedere, un evento da gustare. Oggi abbiamo il piacere di, qua al Centro Socioculturale, la presenza di tutte le scuole di Acquaviva e di Mussomeli, dove andranno a vedere la lavorazione dei pannelli che verranno esposti dall'1 al 4 giugno presso Acquaviva Platani. Gli stessi ragazzi che hanno aderito al concorso della pace, che verrà fatto durante questa edizione, dove andranno a disegnare dei piccoli pannelli che verranno esposti nel periodo dall'1 al 4 presso la Breccia Fiorata. Le signore operano ogni giorno veramente, si occupano di questo lavoro con molto amore, lo fanno per passione veramente, come volontariato, però veramente si stanno impegnando in tutto e per tutto. Facciamo vari tipi di fiori, innanzitutto facciamo le margherite, che sono di varie misure, poi poi andiamo ad assemblare e vengono in questa maniera. Poi abbiamo le rose fatte di nastro di raso di varie misure, queste sempre con le loro mani e le loro doti. Poi abbiamo le rose fatte in gomma eva, che è un altro materiale, le foglie che si fanno disegnando con il verde. Insomma, di tutto e di più, cioè veramente sono signore che ogni giorno hanno delle idee e poi li mettono in pratica.